Ciao Mellon, benvenuto e ben ritornato su Steppy Leaf. Oggi riprenderemo la nostra lezioncina sulle rune. Nel video precedente, che ti lascio in sottoscrizione, abbiamo visto cosa fare prima di una divinazione vera e propria, quindi la purificazione e la ricarica delle rune e la meditazione, ovvero sgombrare la mente prima della divinazione vera e propria. Oggi vedremo i vari metodi di divinazione, così che tu potrai vedere quello che è più consono per te. Ne esistono diversi tipi: la divinazione con una runa, la divinazione a due rune, la divinazione a tre rune, la divinazione a cinque rune e il lancio delle rune. Quindi sono cinque tipi di divinazione. Prima di estrarre le rune, ti suggerisco di maneggiare le tue rune concentrandoti sulla domanda che vuoi porre o anche semplicemente sussurrandola. Io di solito faccio così, apro il sacchettino e la sussurro e poi rimescolo di nuovo per poi iniziare con l'estrazione. La divinazione a una runa consiste nell'estrapolare una runa per vedere qual... Ed è uscita di nuovo la mia runa, la su Willow, e si usa principalmente quando si ha una, diciamo, una domanda specifica, come per dire, come per esempio, oggi come andrà la giornata? E mi dice il responso, anzi, mi dice il consiglio. Mentre il metodo a due rune si usa principalmente per vedere sì come va la giornata e poi capirne il significato. Quindi si estrae una runa la mattina per vedere come andrà la giornata e poi successivamente se ne estrae una la sera per fare il quadro della situazione, vedere come mai è successo questa roba qui o insomma per comprendere al meglio il significato degli eventi avvenuti durante la giornata. Mentre il metodo a tre rune ti fa vedere il passato, il presente e il futuro, o per avere un quadro più generico della situazione. Quindi estrae sempre tre rune, la prima runa ti indicherà il passato, la seconda ti indicherà il presente e la terza ti indicherà il futuro. Io personalmente scelgo tre rune per avere il quadro più generico del quesito che pongo, mentre le estrazioni a cinque rune ti indicano il passato, il presente e il futuro, le prime tre rune che estrai, mentre la quarta e la quinta runa ti indicano, vanno poste la quarta sopra la runa del presente e la quinta sotto la runa del presente e ti indicano la causa collegata al passato che influisce sul presente e il risultato migliore che si può ottenere da essa. Quindi ti dà proprio il quadro più completo che tu possa avere. Mentre il lancio delle rune consiste nel lanciare una manciata di rune su di un telo che faccia da divisore rispetto al piano, che viene diviso in quattro parti che corrispondono ai quattro elementi: terra, che rappresenta il lavoro, i soldi e i beni materiali; aria, che rappresenta l'intelletto e le idee; e acqua, che rappresenta il sentimento e le relazioni; mentre il fuoco, che rappresenta la trasformazione, l'istinto e le passioni. Che tipo di domande puoi rivolgere alle rune? Di certo non puoi chiedere morirò domani, perché di certo non avrai la risposta. Ti possono dare semplicemente un consiglio su quello che potrebbe accadere o comunque un consiglio su quello che potresti fare. Per esempio, dovrei andare in America. Le rune ti possono dare un suggerimento su quello che potresti fare. Quindi a malincuore, forse non tanto a malincuore, non puoi chiedergli che fine farai, perché non puoi saperlo, perché comunque il tuo destino è sempre variabile in base alle azioni che decidi tu di fare, perché sei sempre tu
che hai il libero arbitrio di fare ciò che vuoi. Spero che questo video ti sia stato utile e soprattutto spero che sia stato chiaro. In caso tu scrivimi un commento sotto se hai dei dubbi e io ti risponderò volentieri. Ringrazio di cuore tutti quelli che si sono iscritti, hanno lasciato un like e un commento. Vi bacio tutti e vi abbraccio calorosamente. Ti invito a iscriverti al canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato e se ti va ci vediamo venerdì prossimo. Ciao Melon!